Ciao ragazze, oggi impareremo a fare a casa le nostre etichette personalizzate in stoffa che possiamo utilizzare sia per i nostri lavoretti che per esempio da applicare sui vestitini dei nostri bambini che stanno per iniziare il nuovo anno scolastico. La corrente è davvero molto semplice, ci servirà il ferro da stiro, un foglio di carta per il trasferimento su tessuto e un pezzo di stoffa della stessa dimensione della carta che nel nostro caso è formato A4. Come vedete corrisponde. Io ho fatto l'etichetta fatto a mano Vivi con Letizia, vedete che è stampata al contrario? Certo, perché se la stampaste dritta, una volta che andate a imprimerla sulla stoffa risulterebbe al contrario. Per questo motivo, quando preparate il vostro file con la vostra scritta o il vostro logo, ricordatevi di impostare le immagini ribaltate sull'asse orizzontale. Adesso posizioniamo il foglio sulla stoffa, dobbiamo stirarlo per 3 minuti. Ricordatevi anche di fare una certa forza, quindi spostate il vostro peso sul ferro da stiro e per 3 minuti stirate facendo dei passaggi in orizzontale e poi facendo dei passaggi anche in verticale, in questo modo. Ora, con molta delicatezza, vado a separare la stoffa dal foglio. Se si strappa la carta non c'è problema. Vedete che ora le etichette sono state trasferite perfettamente sul pezzo di stoffa. Non ci rimane altro da fare che ritagliarle. Potete decidere di tagliarle sia con le forbici sia utilizzando un tappetino, un righello e la rotella che viene normalmente utilizzata per fare lavori in patchwork, così fate più in fretta.